Ed eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento del giovedì sera, puntuali, perfetto, 90 minuti insieme, Galleria d'Arte, Violarte, Bai, Emozioni d'Arte. Mi permetto di sempre ovviamente di eh, ringraziarvi anzitutto e di rammentare che la nostra galleria, eh, le sale espositive, a Galliate via Gramsci al 42, per gli orari canonici ovviamente la nostra regia poi attraverso i crown vi dà tutte le informazioni vi prego sempre di rammentare che la nostra galleria di domenica è aperta su appuntamento per cui se volete avere piacere di trovare la della giornata di domenica telefonatevi prima fissiamo l'appuntamento e la galleria sarà aperta per voi per lei caro amico anche se fosse Solo una persona questo è possibile e ormai da qualche tempo che non siamo aperti costantemente sette giorni su sette, eh? lunedì la galleria è chiusa, domenica aperta sul appuntamento e via discorrendo. Ma i nostri 90 minuti sono aperti per tutti voi e tengo sempre a rammentarvi che chi non dovesse volerci seguire per i 90 minuti, però perdere magari un'opportunità, e poi parleremo di che cosa potrebbe perdere potrà rivedere i nostri appuntamenti e rivalutare tutte le cose seguendoci sul nostro sito internet dove le nostre trasmissioni, questi nostri appuntamenti sono chiaramente riportati e alla voce tv trovate quindi l'elencazione attraverso le varie date dove siamo stati in diretta con voi. Poi se volete vedere altri video eh, per quanto riguarda eventi o pubblicitari, comunque sul nostro sito... Poi avete collegamenti su tutti i social a cui siamo legati e quindi avere l'opportunità di interagire, di essere realmente insieme, dovunque siate, in qualunque momento il collegamento, il eh, collegamento ormai via, eh, via, web, via web è importante, ma il, questo contatto televisivo, la vecchia, cara, come dice la pubblicità, questa vecchia, cara televisione. Noi questa vecchia e cara televisione non vogliamo perderla, non vogliamo perderla per quegli amici, per quegli appuntamenti che ormai canonicamente, storicamente ci hanno visto insieme crescere e continuiamo a essere con voi. Abbiamo nove opere, nove dipinti, nove meravigliose possibilità da offrirvi adesso. Cominciamo a vedere la prima, la prima opera, Giuseppe ama Dio. E di Giuseppe Abadio, mi sposto ovviamente, mi sposto per lasciare spazio, cioè il gallerista, colui che presenta l'opera, chiunque parli dell'opera, dell'arte, dell'artista, deve, onore all'arte, lasciare spazio alla creazione d'arte, a quello che è il motivo reale per cui noi esistiamo e per cui voi ci seguite da casa con quella passione legata all'arte, non a chi parla di arte o vi propone, propone il gallerista o quant'altro, ma all'opera d'arte in sé per sé, unica, reale. Eh sì, devo dire che effettivamente tanti anni fa quando iniziavamo a parlare, a proporre le opere di Giuseppe Maddio, non avremmo mai, o meglio, non avreste Qualcuno sì, qualcuno ci ha creduto molto prima di molti gentili ospiti, mai immaginato un'escalation, perché voi cari gentili ospiti, molti di voi, amate le escalation rapide. Cioè compro oggi un dipinto, faccio il mio investimento, fra un mese lo rivendo e con col reddito di quella vendita mi compro la villa, mi compro il motoscafo, mi compro, cioè, ho un reddito altissimo. Attenzione, per crescere ci vuole storia, per crescere ci vuole tempo, per crescere ci vuole creatività e, perdonate, continuità. Altrimenti non si può parlare di storia dell'arte dopo. Dopo si parla di, di moda, si parla di momento, si parla di, di tutt'altro, pur se piacevole. Ma a questo punto il migliore investimento deve essere, e lo dico proprio mh, sottolineandolo, deve essere la soddisfazione culturale del collezionista. La soddisfazione culturale del collezionista vuol dire che quando Vecano, il gentile ospite, pone in casa sua un dipinto a fianco a un altro, a fianco a un altro, è una scultura, è comunque un oggetto d'arte, lei inizia continua una collezione di passionalità deve avere soddisfazione culturale poi avendo anche la soddisfazione del vedere crescere crescere di valore perché perché sempre più pubblico comprende che c'è un valore reale allora lo aumenta questo valore lo aumenta perché la richiesta è reale non è una richiesta di mercato per una richiesta culturale e questo avviene nel tempo. Date tempo al tempo e vedrete che la soddisfazione sarà completamente vostra in tante, tante, tante cose. Quest'opera di Gioia Papa io credo che faccia parte veramente di quelle opere che meritano una vostra attenzione. Perché? Perché qui parliamo come se fosse una duna, cioè, avete presente il deserto, le dune questo movimento continuo, questa, questa sabbia piccolissima che comunque si muove continuamente e il paesaggio cambia. E il paesaggio assume dimensioni diverse rimanendo comunque meravigliosamente godibile. Ecco questo è Giuseppe Abadio. Con la teleastroflessa non ha realizzato o reiterato situazioni già viste, già, già ormai logore nel tempo, ma ha ideato una ideologia reale della struttura dell'estroflessione, la struttura quindi accompagnata da segni, da, da accenti, da accentuazioni, da movimenti, da movimenti plastici, che solamente con grande abilità si riesce a realizzare, con abilità e anche con grande passione, solamente L'idea che ha impiegato anni nello studio, nello studio del suo amico maestro Piero Dorazio, così come riportato anche sui volumi che vengono pubblicati, questo è uno dei volumi no? pubblicati, ve ne potrei fare omaggio tranquillamente e mi farà piacere, se ovviamente fate felice Viola. Anni per apprendere e per identificare una sua tecnica nella struttura molecolare del colore. Allora, una volta, anni fa, qualche secolo fa, la, la storia dell'arte insegna cosa facevano gli artisti, si fabbricavano eh, i colori da soli, quindi utilizzando... Terre, utilizzando materiali, minerali e quant'altro, fino a realizzare il colore, che era il colore del maestro, per cui realizzare la sua tavolotta per poi appunto realizzare l'opera. Cosa ha fatto in quello che è la modernità, in quello che è l'attualità? Giuseppe Amadio ha realizzato la struttura del suo colore, utilizzando il caucciù, gomma liquida, che doveva essere un colore. Elastico, plastico, il caucciù, materia naturalissima, con pigmenti naturali, proprio l'avulsione la completa a quello che è l'aspetto della chimica, quindi il precostruito, il colore, quindi proprio quel tono di colore già industrializzato. No, il suo rosso, il suo bianco, il suo, oltretutto mai identico, sempre mutevole, perché? Perché giustamente anche colore è un manufatto, ecco il manufatto dell'artista, quindi la struttura di quello che è, è proprio l'opera, quindi la, lo scheletro, la scultura reale, che poi viene rivestita, viene coperta, non viene neanche goduta come scultura, da questa tela di cotone grezza che viene poi ovviamente colorata e l'artista decide quali colori, per quale disegno, per quale motivazione poi di rifrazione della luce, perché anche la luce, adesso qui siamo in uno studio televisivo, quindi la rifrazione della luce non è favorevole al massimo godimento dell'opera, ci permette tuttavia di poter di potervi far avvicinare a quello che potrebbe, potrebbe essere veramente il vostro massimo piacere. Certo, dobbiamo e dovreste toccarla con mano quest'opera, sentire proprio il profumo, dovreste vederla con i vostri occhi senza l'intermediazione di uno schermo, senza nulla che vi possa dividere la vostra persona e personalità da quello che è la personalità e l'opera dell'artista. E quindi entrare in questo contatto quasi subliminale con l'autore, con Giuseppe Abbadio. Allora, un'opera così, credo che oggi, adesso, in piena diretta televisiva, ricevere telefonate da Udile piuttosto che da Palermo, piuttosto che da Osta, da Bari, da Napoli, da Roma, da Milano, sia una cosa del tutto naturale. Del tutto naturale. Ma non perché siete tutti pronti, disposti. Allora io sono convinto, adesso essendo in diretta non lo posso sapere, ma lo immagino, che se fate zapping vi trovate 7-8 gallerie d'arte che vi propongono opere d'arte. Ne sono felice. Se ne trovate 7-8, anche 10, vuol dire che è un mercato fiorente. Vuol dire che è un mercato vero. Vuol dire che la presenza di... Diverse unità, quindi molto concorrenziale nel parlarvi di arte, è un mercato reale. Guai, io dico guai, io odio, c'è un termine in Italia, si chiama esclusiva. L'esclusiva vuol dire che toglie la libertà alla concorrenza di dire la propria e toglie a lei, caro Gettile Ospite, la possibilità di scegliere, e scegliendo come? ragionando con la sua testa. Cioè io posso dire mille cose, un'altra persona può dire altre mille e in dieci diciamo diecimila cose, le riempiamo la testa, le viene un testone grande, grande, ma alla fin fine lei svuota la sua testa di tutte le parole, ragionando con la sua testa, farà delle sue scelte. Quelle scelte sono le più importanti, perché sono intime, personali, non cedibili, non aggredibili. Per cui non esiste nessun ragionamento al di fuori di quello che è, è il motivo clou per cui siamo qui. Non sono io, non è l'emittente, ma è il collezionista, l'artista e la sua opera. Questa è la realtà. Per esempio, vorrei fare un salto adesso, e non per esempio, ma realmente un salto indietro di decenni. Quando la mia generazione ha eh, non amato molto di più quello che è stato un movimento artistico determinante, denominato scuola di piazza del popolo, nota bene, denominato scuola di piazza del popolo, perché a Roma, in piazza del popolo, c'era il mondo dell'arte, il mondo della cultura, il mondo del cinema, il mondo, ma c'era un luogo preciso, un bar preciso, frequentato particolarmente da alcuni autori che sono stati poi nella definizione di scuola di piazza del popolo. E questi autori erano proprio quegli artisti che hanno travolto, hanno ribaltato e hanno costantemente avuto quindi questa diatriba culturale, storica e di crescita nell'innovazione dell'arte, fra cui c'era un nome. Tano Festa, Beh, certamente Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, i tre nomi più immediatamente seguiti, i tre nomi più esaltanti del momento, poi ovviamente ce n'erano molti di più che seguivano quest'onda di rivoluzione culturale, rivoluzione pacifica si intenda, ma Tano Festa Tanofesta è un grandissimo interprete, pensate, uno dei pochi autori che ha avuto il coraggio, non definitela vi prego, arroganza, definitelo coraggio non, unito a una profonda sensibilità e grande considerazione dell'arte. Perché Tanofesta non ha mai denigrato, svilito, la storia dell'arte. Quando Tano Festa ha ripreso il suo messaggio, e eh, quindi con la rivisitazione dalla Cappella Sistina, non ha cercato l'emulazione del più grande artista, stiamo parlando di Michelangelo, non avrebbe potuto mai essere considerato, se non folle, però la sua rivisitazione ha dato coraggio, ha dato verve, ha dato motivo e ha dato gli strumenti che hanno dimostrato che l'arte, essendo mutevole, rappresentando il suo tempo, se l'artista è puramente vero, può rappresentarla magnificamente, rappresentando il suo pensiero, la sua cultura. Tarofesta lo ha fatto. Così come ha fatto quando ha rappresentato queste sculture. Vogliamo definire un po' scultura, visto che parliamo di oggetti tridimensionali, questa finestra, la finestra. Poso questo catalogo che ho in mano per avere la libertà con due braccia, perché? perché vorrei respirare un po' di aria pura. Aria pura la respiriamo con tano festa attraverso quest'opera mutevole. Ecco, signori miei. Vi permetto di dirvi, le troviamo? Chi di voi ha nella propria collezione un gioiello così imponente? Alcuni sì, è vero, le ha realizzate con verde, rosso, mh, diverse cromie, ma chi le ha fra voi le serba proprio gelosamente, proprio e la sua collezione, riuscire noi ad avere un'opera così, una finestra tra talo festa, non è un'impresa eh, quotidianamente semplice, è un'opportunità, un'occasionalità interessante. Stiamo parlando di opera unica, eh signori? Stiamo parlando di opera unica perché queste opere, qui stiamo parlando di un'opera realizzata nel 1985, se non vado errando. Quando Tanofesta ha realizzato quest'idea di queste finestre, ovviamente ha realizzato un numero piuttosto modesto, piuttosto modesto. Poi il mercato voleva, e voi chiedete, e il mercato vi ha offerto anche i multipli a questo punto. È naturale che vi si offra dei multipli, perché è naturale che ha una richiesta vostra. Voi volete quello che non c'è. E si realizzano i multipli. E vi comprate i multipli. E pagate i multipli. L'importante è che voi sappiate che siano multipli. Se no dopo vi pentite e non apprezzate più l'artista. Errore. E questo è un errore vostro. Perché chi di noi è senza peccato è con quel che segue. Questa è l'opera unica. Lo declavo. Lo, lo documento, lo certifico, chiaramente, pubblicamente. È un'opera unica. Certo vi sono altre opere con la tipologia della finestra, ma non tantissime, e ognuna, ognuna di queste opere ha la sua peculiarità, le sue differenti eh, cromatiche, di, di tratto di disegno, cioè è completamente un'opera a sé stante. Allora vi sto proponendo, ho la fortuna. È una fortuna, io mi devo togliere, scusate, sapete, non, non essendo megalomane, perché essere davanti alla telecamera io, come se fossi io l'oggetto dei vostri desideri, credo che sia veramente la cosa più eh, sciocca che io possa fare. L'oggetto dei vostri desideri auspico eh, che sia proprio l'opera d'arte. Allora vi lascio, spargo. Io ci sono, mi sono... Eh, defilato si può dire così, defilato all'occhio della telecamera. Ma sono qui con voi, vostro ospite. Sto tentando eh, unitamente ai nostri camera, la nostra regia di eh, eh, così, viaggiare in, in questo spazio per potervi far godere quello che noi possiamo fisicamente fare in questo istante. Ma caro amico, domani lo puoi fare. Mi vieni a trovare in galleria? Quest'opera la trovi in galleria. La vuoi vedere a casa tua? Te la porto a casa tua, ma non mando qualcuno, non mandiamo nessuno, vengo personalmente. E allora parliamo di un'opera particolare, un'opera che rappresenta quello che è il grande pensiero di Tano Festa attraverso la sua apparente semplicità. Avete mai notato che le grandi invenzioni? Le grandi, le grandi genialate sono sempre scaturite dall'attenta osservazione di ciò che esiste, specialmente in natura. I grandi scienziati eh, non hanno forse fatto le, avuto le grandi scoperte osservando quello che vi era? Dice ma è una finestra, oltretutto due battenti, ma però uno addirittura... Eh, ma è questo il pensiero, della, perché il pensiero della finestra, per chi conosce la storia di Itano Festa, conosce anche il motivo di tanto accanimento, di tanta. è come parlare della finestra dipinta da, da Mario Schifano, è, è quella chiamata la finestra suicidio, dove qualcuno si gettò da, da quella finestra, allora, cosa hanno fatto questi artisti? Esattamente quello che hanno fatto tutti gli artisti in ogni tempo: hanno raccontato, hanno denunciato, hanno declamato il loro percorso nel sociale della loro attualità. Oggi noi siamo, con qualche anno in più, qualche decennio è trascorso, ma siamo ancora contemporanei, perché. Molti di noi hanno, hanno avuto modo di poter colloquiare, di confrontarsi con autori come Tano Festa, perché ancora stiamo parlando del Novecento italiano, Novecento, del Novecento. Italiano mi piace dirlo perché siamo un po' eh, legati al nostro territorio, ma particolarmente il territorio del mondo. Gli artisti sono legati al mondo, sono legati a, alla società che cambia, a raccontarla a fossilizzare lo sguardo nostro, vostro attraverso il loro racconto che avviene con sculture con, con musiche, con, con pitture con comunque qualcosa che rimane e sopravvive all'artista stesso ecco questa è un'opera che ovviamente tra quelle opere sopravvissuta l'artista ma che ci racconta ancora la sua storia ci racconta ancora il pensiero di Tano Festa questo è uno dei motivi fondamentali, e io dico fondamentali. Oggi vale una cifra, domani ne varrà un'altra, è un motivo, ma non è un motivo fondamentale. Perché il valore espresso in cifra la si discute per quello che è la valutazione del momento sociale in cui si sta vivendo, ma la valutazione culturale è il racconto, e l'affermazione la nella storia. Sono, vi prego di perdonare, magari se non condividete quello che è il mio pensiero, e non, non voglio certo né farvi cambiare idea né altro per chi la pensasse in maniera diversa, però ho la preghiera di riflettere magari su quello che qualcuno esprime, magari un po' chiaramente, per esprimere il proprio pensiero, che non è detto che sia giusto. E non è detto che sia condivisibile, però sicuramente è, è da prendere in considerazione. Vogliamo dire così? Si prende sempre in considerazione il pensiero altrui per poter poi decidere se condividerlo o meno. E io vi invito in questo appuntamento, Parliamo d'Arte, a trascorrere altro tempo anche al di, al di fuori di questi 90 minuti televisivi per dire parliamo di arte. Ma parliamo di arte per quello che è proprio l'aspetto globale della cultura dell'arte. Un'opera di Taro festa così, cari ospiti. Oggi c'è, domani forse, dopodomani forse un po' meno, e poi quando deciderete di volerla vedere, di voler valutare se vi interessa, magari potrete scoprire che non c'è più. Non è che non c'è più l'opera, non è più nelle nostre disponibilità, perché per motivi vari. La galleria non può più offrirvi quest'opera perché è stata già ceduta da altri. Un bravo collezionista sa essere anche tempestivo. Tempestivo non nel comprare, ma nel mettersi nella condizione di ben valutare, di ben controllare e velocemente saper decidere da farsi e quindi proporsi. Le collezioni si realizzano grazie... Alla scaltrezza visiva e mentale. Quindi vi pregherei, visto che non vi dico neanche quant'è la richiesta economica, ma non ve la dico non per un'offesa, perché stiamo parlando di arte. E la Galleria ovviamente vi invita ad avvicinarvi: perché? Perché noi, come Galleria, essendo un'attività commerciale, comunque, comunque, miriamo alla compra-vendita, per cui comunque come galleria vi devo incentivare alla possibile acquisizione dell'opera. È naturale, non, non mi permetto di offendere la vostra intelligenza, lavorare alle 23.30 qui parlare, anche se mi diverte, dicendovi signori miei lo faccio per hobby, non mi interessa il lavoro commerciale. Sarei sciocco e vi considererei non in giusta maniera. Non offendiamo la vostra intelligenza. La galleria deve comprare e vendere quasi quotidianamente, il più possibile, però deve farlo in maniera professionale, deve saper scegliere cosa acquisire, come acquisire, come proporre, cosa sta proponendo, per cui c'è una scelta in tutto e per tutto, vi pregherei di considerare l'idea di poter approfittare delle nostre scelte e magari che possono diventare anche parte delle vostre, né più né meno. Perché dopo Tano Festa, un artista di cui si vede veramente molto poco, si vede molto poco, svariate motivazioni, ma è stato anche uno degli artisti che ha realizzato in assoluto meno opere. Il più prolifico è stato Mario Schifano. Eh? proprio il più prolifico in assoluto. Taro Festa sicuramente molto meno, ma Franco Angeli, grazie anche alla sua tipologia di stesura dell'opera, Qui parliamo di, di, un, di un artista che dipingeva i quadri con pennelli piccoli. Eh? Franco Angeli non dipingeva con la gestualità di Schifano, Franco Angeli dipingeva con la precisione metodica centimetro su centimetro cioè una notte di pittura per realizzare magari uno spazio così, ecco, dice ma in una notte Mario Schifano magari realizzava 10 o 20 dipinti gestuali, quindi con grandi pennelli, con grande rapidità e con grande verve, Franco Angeli con delicatezza, pennellino, pennellino, colore, con i suoi acrilici, con i suoi sbalti e quindi veramente poche opere. No, perché bisogna anche riconoscere quello che hanno fatto gli autori, come lo hanno realizzato. Però qua ha realizzato veramente realmente poche opere, molto improntate, molto improntate anche a proprio quelle sue condizioni di pensiero sociale. Eh, con, non posso adesso essere troppo, ma ci sono cataloghi che vi parlano tantissimo della sua storia ed è una storia veramente intrigante. Io dico intrigante, non, non solamente i dipinti sono piacevoli a chi, a chi piacciono, ma la storia dell'autore è intrigante, intrigante in quello che è proprio eh, la propria verve. Eccolo qui, qui abbiamo un'opera particolarissima, eh? hai visto quella, quella luna che non è cancellata, eh? perché ha dipinto anche opere con la luna cancellata, con la luna piena, quant'altro. Qui abbiamo quest'opera che è titolata dall'artista Luna Rossa. Luna Rossa. Questa piramide, questo volo notturno, questo sfavillio e credo che veramente rappresenti con una certa gentilezza, con una certa eleganza Franco Angeli, Acrilico e smalto su tela di 70 cm per un metro. Quindi credo che per le prime tre opere abbiamo realmente iniziato un discorso intrigante, interessante, basato su quello che è la conoscenza di 40 anni di pittura contemporanea. Fra un po' la dovremmo chiamare moderna. Io la amo definire contemporanea, perché questo momento contemporaneo, lunghissimo momento contemporaneo, vive ancora nei nostri cuori, nelle nostre passioni nelle nostre realtà. Questo lo troviamo attraverso tutte le vibrazioni culturali, le vibrazioni sonore, le vibrazioni visive tutte le vibrazioni, ascoltiamo ancora delle musiche che io rammento che sin dagli anni 60 ci accompagnano e ci danno ancora questo senso di giovinezza giovin che tuttora intimamente si vive, certo poi i tempi cambiano, cambiano le motivazioni, cambiano le tipologie, cambiano i percorsi, però vi sono dei, quei cosiddetti fra virgolette mostri sacri che esistono sempre, esistono sempre perché tanto è forte il loro messaggio, tanto è forte proprio quell'impeto quell di spinta culturale che ci hanno donato, e che non possiamo abbandonarli, non possiamo accantonarli per lasciare spazio ad altro, possiamo co farli convivere con quello che eh, comunque eh, ne sussegue. Quindi, dopo. L'opera di, di Giuseppe Amadio, stiamo parlando di un giovane artista di 70 Primavere, eh? giovane artista di 70 Primavere, stiamo parlando quindi di un bagaglio storico eh, certamente ben eh, consolidato, ben collaudato. Stiamo parlando, non stiamo parlando di una giovane promessa, stiamo parlando di un artista che ha dedicato quasi vent'anni solo, solo per la ricerca di una struttura artistica che potesse parlare. Del suo cuore, del suo fascino. Stiamo parlando di una Tano Festa che ha letteralmente, insieme ad altri appartenenti a quel gruppo culturale, eh, eh, coinvolto e coinvolto il mondo culturale del momento. Parliamo degli anni 70, parliamo degli anni, dagli anni 70, 60, 70, 80, parliamo di Franco Angeli. Certo, poi i gentili ospiti. Poi nascono le nuove situazioni, i nuovi artisti, quegli autori che erano bambini, che erano ragazzini e che poi oggi ci troviamo come eh, compagni di viaggio. Compagni di viaggio, se avevi 15 anni, sarà difficile che eri compagno di viaggio di Mario Schifano o di Franco Angeli. Probabilmente eri il ragazzino che le andava a comprare le sigarette. Che però dipingendo oggi diventi un compagno di viaggio, lo diventi. Mi va benissimo che diventi anche importante. Perché hai storia, hai, hai, hai volontà e tutto quanto, ma raccontiamo la verità. Perché nell'arte non si può non raccontare la verità. O racconti la bugia talmente bene, talmente bene, e non hai nessuno che te la può contestare, o è meglio che raccontiamo la verità. Anche perché mh, non c'è bisogno di una grande memoria. Per, perché per raccontare le bugie bisogna avere anche una grande memoria. Invece la verità basta poi anche consultare un testo. Un artista che non ci racconta le bugie, per esempio, contemporaneo anche lui di decenni di primavera, è Michelangelo Pistoletto. Cioè, non so se ci fate caso, Michelangelo Pistoletto anni fa, esattamente tra il 1999 e il 2000, ha eh, pensato, ha ideato una combinazione molto favorevole al collezionismo. Cioè lui era già un artista affermato, già un artista di caratura internazionale e aveva già, quindi presentiato a eventi di una certa levatura, ideato quello che era il frattale. Noi sappiamo che il frattale esiste in matematica, esiste in scienza, esiste anche in quello che è proprio della grande scienza, proprio lo studio dell'universo, cos'è il frattale. Ci eh, sono diverse situazioni. In questo caso il frattale, quindi quel oggetto viaggiante nello sconfinato universo, scoperto dalla nostra scienza, dai nostri scienziati, è numerato affinché si possa studiare le sue, le sue orbite, i suoi movimenti, i suoi percorsi, e quindi lo grande studio dell'universo. Michelangelo Pistoletto dice con questo specchio, apparentemente semplice, nota bene, uno specchio, pittura su specchio, pittura, eh, annumerando questo frattale, quindi dando un numero, e l'universo attraverso questa quest opera che ha una peculiarità, ha realizzato molte opere, molti frattali, ma proprio come i frattali dello spazio, ogni tanto, cosa succede a un oggetto vagante nello spazio ogni tanto? Eh? Amircare, lo chiedo al nostro assistente di studio, un oggetto vagante, no? ogni tanto può andare a impattare da qualche parte? Eh Amircare, sto aspettando una risposta. Un oggetto vagante, andando velocissimo, senza guida, così, no? Può andare a impattare ogni tanto. Anzi, sicuramente prima o poi va a impattare, no? Noi siamo protetti da Giove, altrimenti impatterebbero un sacco di cose sulla terra, giusto? Allora, cosa succede a una pittura su specchio, a un frattale di Michelangelo Pistoletto? Che ogni tanto può andare a impattare, quindi negli anni ridursi il numero delle, delle sue opere, che pur cedute a, una cifra, a delle cifre, quindi molto modeste, col passare del tempo, diventando rare perché giustamente la produzione è stata 1999-2000, è diminuendo numericamente eh, eh, e c'è la, la, giusta logica, meno opere, più valore, perché è più richiesta. E quindi vabbè, però abbiamo questo splendido frattale di Michelangelo Pistoletto. Adesso io chiedo una cosa, signori. Noi sappiamo che esistono e c'è la disponibilità ovviamente di avere nella vostra collezione opere molto importanti. Opere importanti quindi anche con dei valori commerciali e economici veramente molto al di sopra di quello che potrebbero essere definibili le mie tasche, ecco per essere chiari. Se vi dovesse interessare un'opera di quei livelli sappiate che c'è disponibilità. Noi qui abbiamo una, una proposta per il collezionismo attento che non parla di grandi cifre ma di grande considerazione. Pensiateci bene, così come pensateci bene su un altro, dei, un altro grande artista. Noi conosciamo, noi conosciamo, gentili signori, uno dei tanti autori che compongono un po'... Un meraviglioso universo dell'arte contemporanea c'è cioè un artista che noi sappiamo riconoscere perché è un grande maestro del colore il grande maestro proprio di quello che è della luce il grande artista che ha saputo estrapolare attraverso le varie cromie di cui è composto un po l'arcobaleno lo spettro solare, se vogliamo definirla un po' più, e si chiama Ennio Finzi. Mi trovavo in studio del maestro e fra le varie opere che mi hanno onestamente ammaliato, posso dire, usare un termine chiaro, ho visto quest'opera. Mi direte, è totalmente contraria a quel concetto di eh, di grande luce, di grande colore, di studio, signori, mi ha ammaliato quest'opera. Ma cosa mi è piaciuto? Ecco, io pongo a lei, gentile ospite, la stessa domanda: se dovesse piacerle quest'opera, il motivo per cui le possa piacere così tanto, lei me lo sa elencare, me lo sa chiarire, mi sa dare una specifica perché quest'opera. Voi che mi è piaciuta perché c'è un piccolo dettaglio, molto piccolo dettaglio che mi fa comprendere che qui Egno Finti ha dato motivo molto incredibile, molto incredibile. Ma veramente mi ascoltate? Molto incredibile, ma molto incredibile. Un motivo di innamoramento. Il titolo. Signori miei, signori miei, il titolo di quest'opera. Ci rendiamo conto? Lo sguardo indiscreto. sguardo indiscreto da cosa lo osserviamo adesso io mentre parlavo bevevo un po d'acqua anche onestamente hai notato qui hai notato eh? allora lo sguardo indiscreto a volte avviene qualcuno guarda la buca della serratura attraverso la feritoia di un legno attraverso mille sistemi lo sguardo indiscreto Nessuno guarda, ma noi possiamo guardare attraverso. È forse uno dei motivi? O forse il motivo è questa grande matricità e questa grande forza? O il motivo è questo, è questo oro che, che gode di una colatura? Sì, signori, io il motivo, quando si parla di innamoramento su un'opera d'arte. Sono ancora concordi con molti ospiti, a volte non ne sappiamo il motivo, però ci prende, però osserviamo un'opera d'arte, abbiamo modo di comunque di capitare nello sguardo di quest'opera e di e considerarla un qualcosa di irrinunciabile per noi, tipo se posso, se potrò permettermelo, se ci sarà opportunità se me ne offriranno le condizioni, vorrei quotidianamente poterla godere, ammirare, amare. Quindi vorrei quel dipinto, quella scultura, un chiodo a parete, appenderla, e tutti i giorni, mattina o sera, in qualunque momento di disponibilità personale, goderne il privilegio di averla a disposizione mia. Questo è a base l'oggetto d'arte, il messaggio d'arte, il dipinto. Credetemi, entrare nello studio di un artista, come sempre succede, ci si rimane veramente, anche dopo tanti anni, ormai sono 40 anni che entriamo negli studi degli artisti per motivi di lavoro, e ci si rimane sempre affascinati da qualcosa. Sarà quel profumo, perché i materiali, i colori, quant'altro, comunque saranno mm, quegli spazi, saranno quei percorsi, saranno mm, gli oggetti d'arte, io richiamo oggetti dotate bene, ma non per offendere l'opera d'arte, perché l'oggetto d'arte vuol dire qualcosa di tangibile, qualcosa a cui io posso toccare. Quindi non solamente ammirare, ma anche eh, così mm, per, chi, per chi ha quel piacere così proprio tattilmente. Eh, mi può comprendere, però c'è un qualcosa in più. Allora, fra le varie opere che abbiamo valutato, che abbiamo ammirato, quant'altro, quest'opera mi ha dato una emozione particolare. Certamente non è il colore, certamente non è la metricità, certamente non è lo sguardo indiscreto, certamente non è una delle parti che compongono l'opera. Certamente è il complesso delle. Quindi è l'opera stessa a cui se fosse mancato un qualcosa dell'idea dell'artista non sarebbe stata così conclusiva in quell'interesse che, che poteva così darmi modo di sfogare adesso con voi. Questa è l'opera di Ennio Finzi. Edio Finzi, signori, uno dei grandi artisti del Novecento italiano, uno dei grandi artisti con cui ancora possiamo dialogare e vi dico con cui ancora possiamo dialogare. Non vi dovesse piacere quest'opera, trovate altre opere del maestro Leo Finti. Quando si superano gli 80 primavera, un collezionista comprende che è bello poter avere una documentazione che è storia reale e che stai vivendo. È un momento in cui si sta vivendo questo, questa storia. Io credo che approfittarsene in maniera bonaria, in maniera amabile, non sia un, un peccato, ma sia semplicemente un dovere verso noi stessi, verso noi stessi e verso la nostra cultura. Ma a questo punto, signori, come è già, già metà appuntamento è ben trascorso, perché domani dovrò parlare per una cosa con la nostra regia che domani parleremo con la regia di un qualcosa che poi discuteremo domani. Nel frattempo, nel frattempo dico, dico, dico telecamera io, eh? domani, parliam domani parliamo con la regia, e perché fondamentalmente devo adesso parlarvi di un altro messaggio meraviglioso. Un altro messaggio meraviglioso ce lo offre Alfredo Rapetti Mogol. Alfredo Rapetti Mogol. Eh signori miei, quando si parla di generazioni dell'arte, si parla di generazioni. Cioè chi come me può comprendere? Ci mettiamo due minuti e ci spieghiamo subito. Chi come me può comprendere? Io per esempio dimenticavo due cose, no? Due cose che ho dimenticato. Scusami, eh? è vero che stiamo parlando di, eh, di un grande artista, ma quando parliamo di finti, allora io vi dico solamente una cosa: questo è uno dei delle decine, decine, decine di cataloghi dell'artista dedicati all'artista: decine, decine, decine. Vedete. Un catalogo si fa, e lo dico perché facendo, avendo la passione dell'editoria anch'io, i cataloghi si fanno per due motivi. O io ho tante opere e le voglio vendere, e le voglio vendere possibilmente al meglio. Per cui cosa faccio? Pubblico un bel catalogo per aiutare la commercializzazione. Pubblico un catalogo, io ho 300, 200, 100 dipinti di un artista e voglio vendere queste opere, quindi tento di storicizzarle attraverso della carta stampata. Ma qui stiamo parlando di cataloghi che non vogliono vendere. Ecco, stiamo parlando di un catalogo, come tanti altri cataloghi, che vi parlano dell'autore, della sua storia, di, allora, del già fatto, già vissuto già realizzato già storicizzato questa non è più motivazione commerciale è motivazione culturale questo è importante la motivazione culturale è tutt'altra cosa e lo stesso motivo per cui amo l'editoria è proprio grazie ad artisti come Alfredo Rapetti-Bogol torniamo all'opera di Alfredo Rapetti-Bogol, mi tolgo io perché questa scrittura gentilmente me la lasci in piena visione perché parlando di Alfredo Rapetti Mogol attraverso questa sua scrittura così meravigliosamente internazionale, interplanetaria, comunque intermodale possiamo parlare parliamo di cataloghi anche qui? allora cominciamo a dire questo non l'ho realizzato io si intenda però qui sto parlando di Alfredo Rapetti alla Biennale Veneziana allora, se questo catalogo è stato realizzato per la Biennale veneziana, signori miei, non è un motivo commerciale, non è un motivo per vendere il dipinto, ma è un motivo culturale di farvi conoscere l'autore attraverso quello che è il suo estro, il suo genio. Questa è cultura, è informazione, dovuta, reale. Quando ho avuto il piacere l'anno scorso... E stiamo parlando del 5 febbraio, guardate, pensate alla data. Che giorno è signori oggi? Siamo entrati, siamo entrati al 5 febbraio 2016. Qui eravamo al 5 febbraio 2015, posso gentilmente approfittare del nostro collaboratore, grazie. Signori, è trascorso un anno. Un anno fa iniziava questa mostra. Al Palazzo Regione Lombardia, proprio e fra gli autori che ho avuto il piacere di presentare. Mi fai? Ric allora, Riccardo Gusbaroli. Paola Pezzi, Alfredo Rappetti, Bogol. Signori, è trascorso un anno. Questo catalogo piccolo, perdonatemi. Vi ho fatto appena vedere adesso il catalogo che è stato realizzato per la Biennale di Venezia e quindi un qualcosa di molto più importante, complimenti all'editore, all'autore e tutto quanto, ma questo catalogo è stato realizzato da noi, con gli autori, ed è stato realizzato, siccome le fotografie all'interno riportano il rip, le fotografie all'interno riportano. L'esito dell'evento cosa vuol dire? Che il catalogo era pronto per i dipinti prima dell'evento, ma noi questo catalogo l'abbiamo consegnato al finissage, non al vernissage. Allora, gentili signori, la differenza fra vernissage e finissage, bello francese, eh? il francese, è una, non è un, è una lingua, eh? no, è un dialetto francese, comunque va bene così, però. Molto elegante, molto bella, molto morbida. Allora, avervi dato in omaggio nel saggio, quindi il giorno di chiusura della mostra, del catalogo, è servito per vendere i dipinti? Pensiamoci. Non è stato realizzato, o meglio, pubblicato prima. È stato pubblicato, realizzato e consegnato con le foto dell'evento accaduto dopo. Commercialmente se volevi vendere dei quadri non, non abbiamo capito nulla, ma noi vi abbiamo portato in questa mostra. Signori, in que come abbiamo portato altri autori in vari siti importanti anche fuori dai confini nazionali. Perché cosa? Motivo realmente artistico. Io amo l'arte, la mia galleria ama l'arte. La Galleria vive grazie alla compravendita dell'arte, ma noi amiamo l'arte. Voi amate l'arte o il reddito che vi può dare? È una domanda. Noi il reddito lo investiamo tutto nell'attività dell'arte. Così come un'opera così merita il privilegio di essere attentamente valutata. Lo dico per chi non dovesse avere un'opera di Alfredo Lapetti-Mogol e, e dico, caro gentile ospite. Mi permetta un consiglio. Io non le ho portato un'opera enorme nello spazio. In questo nostro appuntamento quello che vedete ha la dimensione, pensi caro signor Amico? ha la dimensione di 40 cm per 60. Pensi quanto è proprio minimale, no? Dice piccolo, piccolo, ma mi permetta di dire una cosa. Sa, siccome si usa tanto un termine, noi in Italia usiamo molti termini che forse non conosciamo. Sicuramente il termine che, non, che usiamo tantissimo e che non conosciamo è la parola democrazia. Noi non la conosciamo, sicuramente, ma siccome io parlo di arte, non parlo di altre cose, sto zitto e dico. Il termine che nel mondo dell'arte o del mercato dell'arte si usa è qualità. Avete la conoscenza, la competenza dei parametri e delle motivazioni per cui si può parlare e si deve parlare di qualità? Perché ti dico di grande qualità, tu che mi ascolti, parlo del tuo amico ovviamente, dici vabbè, lo dici tu che è di grande qualità? Ma non ho ancora capito perché, perché non ho la conoscenza, non ho i paletti, non ho, i, non ho confronto, non ho conoscenza di come posso determinare io la parola. Quel termine qualità, che è una parola, non è più un aggettivo, è una, è una parola, qualità. Ecco, io non vorrei dire, signore, un'opera di grande qualità, perché cadrei nella banalità usata e strausata e ab stra abusata alla fine, di non dirvi nulla che vi potesse far riflettere sul, sul reale motivo di questo termine. Io vorrei che mi guardaste l'opera, stabilire, allora se l'artista ha realizzato uno spazio così piccolo, un dipinto, che mi dà così tanta gioia perché lo, lo vedo con una lavorazione, con un messaggio che mi, che mi intriga. Mi chiedo, se l'avesse fatto per una questione meramente commerciale, avrebbe dipinto un'opera un di un metro e mezzo per un metro e mezzo, un metro grande, più è grande e più giustamente costa. No, 40 per 60. Io te lo posso, caro amico, paragonare a tante opere di dimensioni ben più imponenti dello stesso autore si tenda, alcune nate per motivi commerciali, come tutti, e alcune nate, o meglio, più che nate, partorite con l'amore per l'arte. Perché anche gli autori, eh? ci sono momenti in cui l'amore dell'arte li fa partorire opere d'arte, e momenti in cui l'attività di artista li fa lavorare, come tutti noi. Questa cos'è? È, è un'opera d'arte? Io avrei bisogno che dalla nostra regia mi prestassero la massima attenzione perché è importante, determinante per me, dopo tanti anni di presenza sugli schermi televisivi e sulle piazze, eh? non nei vicoli, capire una cosa, l'opera d'arte necessita di uno spazio. O necessita di un innamoramento, di cosa? Cioè, che innamoramento cos'è? L'innamoramento uno dice è uno, è uno sballamento ormonale, quando si riferisce alla questione prettamente fisica. Ci stiamo, ma io non faccio scienza, non faccio fisica, parlo di arte. Sì, si, si può innamorare di mille situazioni, si può innamorare della cucina, di un piatto prediletto, è un innamoramento, dicevamo la pasta asciutta piuttosto che le patatine fritte. E quello è un innamoramento comunque di godibilità, perché mentre ti cibi di qualcosa che ti piace ne trai un, un piacere, un innamoramento. E qui la regia mi deve aiutare. I nostri camere devono essere batti allattenti, allerta. Quando ti parlo e ti dico, non ti sto parlando di un artista come Alfredo Rapetti Bogol perché è da tre generazioni di, di artisti, di poeti, di amanti dell'arte, ma ti parlo di un'opera che non ha subito travaglio, ma è il parto di un artista. Senza il dolore del travaglio, perché. Travaglio è dolore, eh, sempre, comunque sia, ma il parto è la gioia. Qui Alfredo Lapezzi di Borgol ha partorito un'opera d'arte. Signori, sono disposto a qualunque confronto su un'opera di questo livello e vi pregherei di non parlarvi di dimensioni, ma proprio mi ci fai dei primissimi piani come se, fosse, come se fossero non un lente di ingrandimento, ma un... Un microscopio quasi, proprio capire, capire con quale cura, con quale dettaglio. Guarda, signore, un'opera d'arte, opera d'arte, non posso dire che Bironfi si inventa perché effettivamente è un'invenzione dell'artista, è una sua creatura, è un qualcosa che ha fatto lui e non poteva farlo nessun altro ma non è casuale e nel DNA. Allora il catalogo è per conoscere l'artista. Ci interessa sapere se quest'opera è pubblicata per poter valorizzarla di più? O ci interessa più sapere che esistono cataloghi che ci raccontano la grande storia di un artista? La risposta, gentili signori, è vostra. Io vi ho messo la pulce nell'orecchio e vi ho posto la domanda. Contemporaneamente, vi ho proposto un'opera fantastica. La risposta dovete darla con la vostra sensibilità. Come, per esempio, parlando di autori, non più italiani, in questo caso Bernard Oberten. Io di quest'opera cosa vi devo dire? La maggior parte dei, degli ospiti che abbiamo adesso, la maggior parte mi diranno cos'è quello? Ecco, la maggior parte mi dirà cos'è quello. Perché la maggior parte non conosce Bernardo Bertin. Voi non lo conoscete Bernardo Bertin, signori miei. Perché di Bernardo Bertin... Voi che vi state chiedendo cos'è questo, non conoscete Bernardo te, Ma la vostra non conoscenza non deve essere motivo di disagio, non deve essere motivo di aggressione e non deve essere neanche motivo di supponenza. Perché se non conoscete Bernardo te è perché molti voi, gentili signori che mi sta seguendo hanno semplicemente avuto l'informazione che un'opera di Bert, Bernardo Bertenna del 1968, del 70 i chiodi, non i chiodi le labiere, i fiammiferi e quant'altro ognuno vi, vi racconta sempre il motivo per cui devi comprarla quindi tu, caro amico ogni due giorni hai dieci persone che ti fanno vedere un qualcosa che tu continui a distinguere, non sai nulla della storia di questo artista, però dici, oh, ho qualche soldo da impegnare, so che l'artista è valido ed è vero, non lo conosco però perché nessuno me l'ha mai spiegato, e via avanti. Ecco, guardami un po' da vicino cos'è. Bernard o Bertende. Sì perché voi, eh, vi si beh. Forse conoscete Bernardo Bertede, adesso anche qui parliamo di molti cataloghi, eh? però magari lo conoscete, non so, per queste opere, per le sue lamere bruciate. Adesso ho portato questo, potevo portare un'enciclopedia di libri, eh, signori miei pesano, eh? la cultura pesa, no? però ma hai visto? un attimo di suspanses, si diceva in francese, suspanses. <ride> Gentili signori, faccio una cosa che non ho mai fatto. Mi distanzi un attimo, guardo una cosa. Io non amo togliere le, le opere dalla parete. Però è giusto far vedere una cosa. Avvicinati un po', Ecco. Allora, non andiamo neanche nel 70, visto? Avete visto? Non siamo andati neanche intanto indietro nel tempo. 1990. alveoles, eh? questo alveare, ho questo, tenuto con pittura, non sono, avreste pensato che questo oggetto, questa situazione, e qui mi viene in mente, mi rammento, Mi rammento qualcun altro, ma è possibile che arrivano autori come Fernandez, Pierre, conosciuto come Armand? Ah, ecco. No, perché armand Fernandez, Pierre Armand Fernandez, conosciuto come scuola, come studio, come arte, come Fernando Arman, perché c'è stata la soluzione del nome e cognome, togliendo una D. Quindi Arman. Ci ricordiamo le buste di Arman, eh? quello che erano le Mondite in pratica, chiuse, firmate. Ci ricordiamo questi autori che hanno chiarito la, dietro tutto quel processo mentale di cultura che ha dato... Pierre lì questa scuola di pensiero, quindi cosa ha stabilito? Che l'oggetto d'arte, quello che noi chiamiamo opera d'arte, non necessita di avere più quello che definiamo belle arti, quindi scuola d'arte, pittura, eh, tecnica, ma sensibilità, considerazione, motivazione di esistere. Qui siamo molto più eleganti, siamo molto più eleganti, non c'è la spazzatura, non c'è la cicca di sigaretta, non c'è. Eh siamo più eleganti, perché giustamente, ma questo, signori miei, è una rarità. Allora, al collezionista che sta cercando un'opera di Berdano Bertèd, un'opera così, dovrebbe fare il saltino alto così, da terra, siamo circa un metro e venti, ecco, allora, se fai un saltino così di felicità, puoi aspirare a quest'opera, se non lo stai facendo il saltino, è perché non conosci Berdano Bertèd, la cosa non mi offende, ma non chiedermi altro se non sai accettare e invogliarti in un qualcosa di raro, di certo e quindi culturalmente di sicuro interesse e a livello di collezionismo un po' di più. Cioè il collezionista cerca anche la rarità o cerca tutto quello che è omologazione. Cosa ricerca il collezionismo? Omologazione o rarità? Unicità, ciò che ho io e non ce l'ha un altro. E io ho sofferto, ho percorso chilometri, ho, ho, non ho dormito la notte pur di avere nella mia collezione una completezza così. Allora io sto parlando dei collezionisti, ovviamente, cari signori, io so che... L'emittente televisiva copre lo spazio nazionale. Probabilmente il 99% potrà anche cambiare aver già cambiato canale, ma quell'1%, quell'1 per mille con cui abbiamo un dialogo serio mi sta ascoltando. Se non condivide ciò che dico, il telefono 0321864068 è lì adesso, dopo domani, dopodomani, sempre. Se lo condivide il telefono è lì, se ha altre prospettive, altri progetti, altri pensieri, il nostro telefono, il nostro sito internet è lì, pubblico, aperto a tutti. Pensate che noi non abbiamo aperto un sito internet obbligando un'informazione quindi per vietare l'accesso a qualcuno. Assolutamente il massimo della trasparenza, il massimo della visibilità, il massimo della certezza: che dicendo le cose reali, proponendo ciò che al meglio si può offrire, di più non si può fare. Ma riusciremo a fare anche qualcosa di più. Perché adesso vorrei con le prossime opere fare un passettino indietro nel tempo, anche perché abbiamo tempi tirati. Ho chiacchierato troppo? No, perché adesso vorrei passare a due artisti. Uno che è un po' la grande storia, no Salvatore Fiume. Signori miei, Salvatore Fiume, non è forse la grande storia dell'arte? Nel eh? 1970, 1980, 1990, quando abbiamo anche realizzato una mostra noi con Salvatore Fiume, ricordi? Bellissima, una mostra fantastica. Abbiamo ancora i abbiamo ancora filmati, penso un po'. Abbiamo questo Torero, nell'interpretazione di questo grande artista del Novecento italiano, Salvatore Fiume. Questo dipinto, signori, è un olio su Faisite del 1969. Quasi 50 anni, eh? A 47 anni, presa testa. Torero. Certo, noi diciamo un Torero e Salvatore Fiume. Qui ha parlato di un Torero, nella sua interpretazione, con le sue economie, con le sue figure. Con tutto ciò che appartiene al messaggio stilistico di questo grande artista della sua grande epoca. Io lo so, io lo so che parlando di artisti, di autori che hanno un po' caratterizzato, dico la nostra gioventù, ovviamente non, non tarderete a richiedere un'informazione, comunque a esserci. Io lo immagino. Io quello che vi chiedo, anche con un'opera così interessante, che potrebbe non piacere a taluni, perché il mondo dell'arte è in evoluzione continua: sì. i gusti eh, sono sempre mutevoli, poi ritornano, poi si riallacciano cioè chi ama l'arte antica non ama il contemporaneo, poi chi ama il contemporaneo non amava l'arte antica, poi, poi invece si appassiona perché scopre delle peculiarità, l'arte ci si innamora dell'arte, poi tutti crediamo di eh, essere molto legati piuttosto che a un discorso o a un altro, per poi scoprire che comunque anche noi siamo un po' suscettibili di cambiamenti, perché, perché l'arte... Diventa un po' umorale anche, no? diciamocelo francamente, se non fosse così non sarebbe arte, non, non, quelli, non avrebbe quell'impatto, non ci darebbe quell'emozione, non sarebbe arte, sarebbe freddezza numerica magari. Eh, Compra a mille vale a mille, domani vale a 1200, dopodomani 850, sì va bene, grazie, arrivederci non compreremo le case che ci piacciono per abitarci, ma semplicemente dei cubi di cemento o di cartongesso che sia, eh, cioè non avremmo una uh, identità né culturale né di sensibilità né di gusto. Ma siccome abbiamo un'identità e abbiamo queste piccole, grandi peculiarità che ci differenziano, siamo tutti con, teoricamente uguali entro certi aspetti, ma poi ognuno di noi è, è se stesso. È una unicità. Allora ecco, nell'unicità, stando in una pittura attuale, quindi contemporanea in assoluto, però ancora ancorata a quella personalità del cur degli artisti, voi sapete che noi alcuni artisti abbiamo una continuità, non li possiamo sempre, costantemente, poi questa è una serata un po' particolare. Volevo avere il piacere di iniziare con quella nota particolare di questo mondo che si apre a un discorso storico. Fulvio Dotte, uno degli autori che abbiamo il piacere di ecco, e non poteva mancare, perché? Perché in questo nostro appuntamento parlarvi di Salvatore Fiume, quindi un po' la storia di un racconto di un artista, di un grande artista che ha avuto i suoi grandi percorsi, i suoi grandi momenti, quindi tutta una storicizzazione acclarata, per cui non sto qui a, a elencarne altro, a un artista, seppur ancora giovane ma già maturo, si tenda, che ci dà un suo racconto, che ci dà la possibilità e l'opportunità di raccogliere il suo messaggio, Fulvio Dot, altra passione, altro luogo altre cromie, però sempre nell'innamoramento, nel raccontare eh, la, la propria storia, non la storia magari personale, quindi fisica, ma la storia del, di quella che è la, la mia cultura che mi appartiene. Ecco, Fulvio Dotti ci racconta anche questo, attraverso questa sua benizianità, in questo dipinto in particolar modo che abbiamo scelto per voi, queste... E ricucire in maniera forte, hai visto queste cucine? Eh? Le abbiamo già proposto per il Dotto con le sue eh, veneti, diciamo questa venetianità ricucita, questa storia tenuta insieme per passione che non doveva essere sgretolata, qui proprio con forza, con impeto. Quindi, olio eh, e tecnica mista su tela e su tele. Qui parliamo di ri un ricucire, un tenere insieme proprio per offrire. Questa storia di domani. Ecco la storia di domani. Cioè, gentili signori, scrivere oggi quello che è, è storia di domani. Questo è Fulvio Dott. Ti racconta il paesaggio, ma ti racconta anche la gestualità, ma ti racconta anche il desiderio, ti racconta anche quello che è il futuribile. Cosa sarà della benizia fra x tempo, fra x anni? Andrà a scomparire, da, andrà a deteriorarsi o la continueremo a salvare, a ricucire, a tenere viva perché fa parte di una storia che ci appartiene? Ecco, questo è il messaggio dell'artista. Nota bene, molto più semplice per, lo, per un pittore. È molto più semplice destreggiarsi nella pittura e nella rappresentare quello che può essere la grande laguna, o quello che è comunque poi oltretutto anche ripetibile e quindi anche mh, facilmente assimilabile nel gesto e quindi, mh, invece no, ogni dipinto di Fulvio Dot ha un, ha un percorso diverso. Noi non troveremo mai due dipinti che sono stati conseguenziali, quindi facilmente realizzabili l'artista se non dopo pensieri, dopo considerazioni e sogni. Ecco perché poi le opere sono poche. Perché prima di realizzarle, l'artista deve pensare, le deve sognare, le deve immaginare. Quando l'artista l'ha immaginata, l'ha già realizzata, poi la rende fisica. Nota bene. L'artista la rende reale nel momento che la pensa. Poi deve solamente trasformare il suo pensiero in una qualcosa di tangibile, quindi la realizza per noi, ma lui l'ha già realizzata quando l'ha pensata, questo è l'artista, signori miei, è un piacere, di me, con nove dipinti vuoi fare che cosa? Vorrei esternare la mia passione per l'arte rivolta a una proposta di galleria d'arte per voi, e chiedervi troppo? Se vi chiedo troppo, gentili signori, perdonatemi, forse ho peccato, però non credo di chiedervi molto, io vi chiedo semplicemente su queste scelte, su queste opportunità, su questi motivi che mi hanno indotto e mi inducono di parlare con voi per circa un'ora e mezza. Avere l'arroganza di sapere che senza parlare io non ho null'altro che la passione, la voglia il desiderio e l'esperienza di tanti ormai decenni. Voi cosa mi potete proporre per poter migliorare insieme le vostre collezioni? Io vi propongo quelle che sono le attuali mie scelte, quelle di oggi, domani ne parleremo, ma nel frattempo, siccome mi si è seccata un po' l'ugola, mi si è seccata l'ugola, devo... Adesso io vorrei in silenzio mio, una bella musica in sottofondo, risvegliare un momentino i nostri ospiti, due minuti, tre minuti, insomma, con, eh, mi raccomando, signori non mi abbandonate, intanto è come se fossi a casa vostra, dico ma, allora, andiamo a berci un bicchiere d'acqua insieme, voi no, se volete, se no mi vedete che voi, ma io vado a bere un bicchiere d'acqua e nel frattempo in questi due o tre minuti vi mi lascio con questa... Fondo musicale scelto sempre dalla nostra regia. Per cui, se, se vi piace, grazie. Non vi piace da colpevole della nostra regia. Ma godetevi per questi pochi brevi istanti questi nove dipinti e considerate l'idea: se telefonarmi, se venirmi a trovare, se fissare un appuntamento, se dire anche noi vogliamo dire parliamo d'arte con Vittorio Viola con la Galleria Viola Arte. Bye. Emozioni d'arte. E magari da trovare a Galliate, Via Grampici 42, dove le nostre sale espositive sono sempre aperte, sempre disponibili per parlare d'arte e come galleria, ovviamente, per acquistare per vendere, perché l'attività commerciale esiste, giusto che ci sia, deve necessariamente essere da tutti riconosciuta come una mia chiara affermazione. Vi lascio con la nostra regia fra poco. E maintenant, petite fleur. E grazie, grazie, grazie grazie alla nostra regia che ha collaborato a permettermi di bere grazie a voi che ci avete seguito e che ancora per qualche minuto avete piaciuto, mi darete il piacere di seguirmi allora il nostro appuntamento, mi permetto sempre la metà, perché magari è arrivato in questo istante sapete di me. Allora, avete perso l'inizio, non sapete di che cosa abbiamo parlato, non c'è problemi, sono nove dipinti Abbiamo parlato di un dipinto di splendido, parliamo di opera, così facciamo prima, perché dove Giuseppe Amadio, una finestra di Tano festa del 1985, un pezzo unico, eh, signori miei, consideriamo tutto per quello che è. Se volete considerarlo per quello che pensiate che possa essere, Fatelo pure perché di fondo le, eh, non c'è possibilità di errore dell'interpretazione da parte vostra, perché quello che vi chiedo io non è di telefonare per dire compro, anche perché non le venderei nulla se mi dovesse dire compro. Mm, perché? Perché è vero che esiste quella... Cosa scriviamo noi come tipologia di dopo 14 giorni, soddisfatti, rimborsati? È una cosa terribile, perché stiamo parlando di prodotti industriali, per lo più piccole situazioni. Noi parliamo di opere d'arte, per cui dire compro, non voglio che me lo diciate televisivamente, perché forse sugestionate dal momento, venite in galleria, vengo io da voi, con l'opera, la valutate bene. Certo che poi c'è sempre la possibilità di, ma permettetemi, con perfetta conoscenza di, di ciò che si è parlato con la completa informazione personale vostra allora così si instaura un rapporto, un dialogo perché quello che mediamente si potrebbe ritenere che siccome parlando di opere d'arte ci si rivolge al collezionismo non potrà mai essere una occasionalità finalizzata a se stessa. Sarà sempre un'occasionalità comunque che si ripeterà nel tempo e ci permetterà di vivere spazi di tempo insieme. Quindi l'amico, la persona, non amica, simpatico, di cui godo la simpatia, così, mi telefona per un dipinto oggi, magari mi telefona fra un anno, fra sei mesi, magari mi ritroverò fra tre anni in galleria, cioè è un rapporto non è oggi ho comprato sono andato a mangiare in un ristorante perché mi trovavo di passaggio poi non vado più in quella località non andrò più no non è così è un discorso completamente diverso per cui data una festa Franco Angeli signori miei Franco Angeli ha un sapore particolare vogliamo vederlo insieme? Telefonatemi Michelangelo Pistoletto il suo fra tale ennio finti. Ecco, io per esempio se su quest'opera non mi telefono nessuno, gli amici da domani, no, da dopodomani, perché vi lascio ancora domani per decidere, da dopodomani per vedere quest'opera la vedranno solo a casa mia e non sarà più in vendita, perché ciò che entra nella mia collezione non esce mia collezione intesa come di famiglia si intende dopodiché Fredo Rappetti Bogol signori un bern è così e da urlo certo domani raccontate al bar che potevate forse ma non avete pensato che tanto ne trovate ogni momento raccontatela così dopo ma noi siete diti sappiamo che non è così poi Signori, un piccolo ritorno alla grande memoria meravigliosa con Salvatore Fiume e l'omaggio, è la proposta di un'opera di un artista a cui la nostra Galleria, fra gli artisti presenti, tiene molto. Per cui da parte mia sono nove opere, nove situazioni, nove motivi per dire: Questa è la nostra Galleria, che nel tempo subisce l'evoluzione, così come il collezionismo, così come come l'arte, la, con, la condividiamo, la viviamo e la seguiamo, ma cerchiamo anche di precederla in certi versi per alcune situazioni e magari di accentuarne alcuni passaggi che sono importanti attraverso anche il piccolo raccontare di quello che può essere il grande apporto dell'editoria al mondo dell'arte, ma di questo ne parleremo in seguito. L'importante è sapere che fra sette giorni, sempre qui, sempre alle 23, mi raccomando, il nostro appuntamento è importante, vi devi dire una cosa sola, non perdiamoci di vista. Ciao.